Bentrovati all'appuntamento con la comunicazione dalla provincia di Varese, terza edizione del premio per la fisica, istituito dalla provincia e dedicato a Valerio Filippini. Il 31 marzo si sono svolti i test di selezione in fisica, matematica e chimica all'Università di Pavia per 70 cervelloni varesini delle superiori. Una delegazione di amministratori della provincia, guidati dal presidente Galli, ha seguito gli eccellenti studenti. Sopralluoghi delle commissioni provinciali competenti alla Galleria del Sasso Galletto, alla SP 61 di Cremenaga e al Liceo Artistico Statale Paolo Candiani di Busto Arsizio. Procede infatti la riqualifica del Sasso Galletto sulla provinciale 69. Il 6 maggio termineranno i lavori al tunnel, che si svolgono in notturna per non ostacolare la circolazione. Sopralluogo della commissione competente anche alla provinciale 61 di Cremenaga, che riapre il 9 aprile. Risanata e in sicurezza. E ancora l'artistico Candiani di Busto tra un anno inaugurerà la nuova sede, rispettando il cronoprogramma, per essere un polo giovanile per 1300 studenti. Il quartiere è stato visitato dai consiglieri della commissione edilizia e dal vicepresidente della provincia Gianfranco Bottini. L'Opera Nazionale per i Caduti Senza Croce ha presentato l'ottava manifestazione, che si è svolta il 6 aprile a San Macario di Samarate ed è stata dedicata alla commemorazione di chi ha perso la vita sui campi di battaglia, non ha avuto sepoltura e risulta disperso da tempo. Il significato di questa manifestazione è quello di ricordare tutti quelli che non hanno avuto degna sepoltura e che ancora oggi sono sparsi in tutti i campi di guerra e della Seconda Guerra Mondiale. Avviso della provincia di Varese per designare un nuovo componente del consiglio di gestione della fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Zanella di Gallarate. Le candidature devono essere presentate entro il 4 maggio 2011. Parliamo di promozione dei prodotti tipici con il primo appuntamento di Azzate da gustare. Il Belvedere di Azzate, quarto più bel panorama al mondo, ospita Azzà da Gustà, edizione 2011 del Mercatino dei Sapori, festival dei più golosi prodotti tipici selezionati per i palati dei buongustai, che possono raggiungere anche in bicicletta l'indimenticabile location. Quattro domeniche nella loro zona del Belvedere, dove ci sarà la possibilità di provare prodotti del nostro territorio. Quindi enogastronomia, ma sicuramente il binomio turismo, credo che anche in questo caso possa essere importante e possa essere molto valido, soprattutto per il fatto che sarà di domenica. Quindi oltre alle persone che saranno sulla pista ciclabile, ormai le ultime domeniche sono state particolarmente importanti in questo senso, credo che possano fare un passaggio anche sul Belvedere, godersi quindi il panorama e provare i nostri prodotti. Passiamo ora alla cultura con l'11ª edizione di Terra Arte Radici, 150 Memoria Futuro. Visite guidate a monumenti e musei per eventi dal 9 aprile al 27 maggio tra arte, natura e musica. Potenziata la programmazione specifica per bambini e ragazze, con laboratori artistici e concorsi a tema. Un'edizione incentrata naturalmente sulle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità Nazionale, che peraltro abbiamo voluto dedicare soprattutto a domandarci, a chiederci quanto la nostra Costituzione possa essere, ossia, una luce o comunque un elemento forte, no, nella creazione dell'identità nazionale. E soprattutto la domanda è rivolta alle giovani generazioni. 23ª edizione del Premio Chiara, maratona culturale che propone in questa fase molti bandi, selezione di racconti editi ed inediti, il Chiara Giovani, oltre ai consueti seminari di scrittura, fotografia, filosofia e poesia, e un nuovo concorso di fotografia dedicato a Riccardo Prina. Riparte la stagione espositiva del Chiostro di Voltorre con una prestigiosa collaborazione tra la Fondazione Balli per la Cultura e gli amici del Chiostro per la mostra Gabriele Genini, tratto Levante, rumore di matita, carta di riso, visitabile fino al 15 maggio. La provincia di Varese è ente gestore della riserva Palude Brabbia, dove agisce l'IPU, partner italiano di BirdLife International, con una serie di iniziative, dalla stramba barca ecologica per visitare il lago di Varese ad incontri per grandi e piccini che amano la natura.
I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it.